noi ve la mostriamo in grafica, ma ormai è sempre quella, per cui insomma la sapete a memoria, 4-2-3-1. È importante sottolineare che c'è un piccolo rischio che Spalletti si prende, ma insomma fa parte della vita. Gagliardini e Miranda sono i due diffidati, evidentemente, però sono troppo importanti, imprescindibili, soprattutto immaginiamo Miranda, perché Torino rispetto al match precedente contro il Cagliari, tre novità sono Burdisso, Obi e Rincon in campo dal primo minuto, con Moretti, Valdifiori e Acqua che dunque vengono sacrificati, e soprattutto insomma è la squadra dei quattro ex in campo con Burdisso, Ansaldi, Obi e Iago Falk che proveranno a fare un bello schifo. Sì, anche perché con numeri granata, primo possesso per Ansaldi, il pressing di Candreva, scambio fra D'Ambrosio e Candreva, ancora D'Ambrosio che prova ad andare, tentativo di apertura verso Candreva, dentro c'è Icardi che non arriva, De Silvestri ha un po' di campo, Ljajic in mezzo a tre, Ljajic, palla morbida, dentro a cercare Belotti, diventa una sponda, Iago Falca alla caccia del pallone, Perisic che allontana, Baselli destro alto, buono recupero di Ansaldi in anticipo su Candreva, ancora Ansaldi, tocco e pallone che diventa interessante per il piazzato, Handanovic in due tempi su Baselli, poi il tocco per Borja Valero, deve scalare Rincon in pressione, occhio al cross che arriva adesso, in realtà è un tiro, Sirigu, poi Nkulu, spazio, può accendersi in qualsiasi momento, ci prova adesso con Candreva, ecco Candreva, tanto spazio Candreva, tocco morbido a cercare questo piazzato comodo di Icardi che colpisce malissimo, non Icardi, pronti a saltare, Nagatomo, Gagliardini pensa al tiro, lo prova, palla alta, ma troppa calma, e allora Vessino, tocco verticale, posizione di partenza regolare per Icardi, 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 fino in fondo Icardi, chiuso da De Silvestri, chiuso da Baselli, invece Barzagli. E continua a urlare a Icardi di giocare, di farsi vedere di eccolo più. Eccolo Icardi, attenzione Icardi, va col mancino, palla larga, c'è la deviazione, Skriniar tutti a saltare, la battuta dentro, la deviazione, Sirigu la toglie ancora una volta Skriniar, Candreva che prova a salire, occhio a Candreva, guadagna metri, ci sarebbe Perisic, Candreva prova lo sfondamento centrale, Candreva, Murato, vogliono il fallo di mano, poi la conclusione alta, 44-20, prova Ansaldi, torna sul destro, poi sul sinistro, poi va al cross, palla dentro, la deviazione, Handanovic, ancora Baselli, Pierluigi, sì, sempre lui, l'Inter. Ma ancora una volta l'Inter si è resa pericolosa quasi da una ripartenza, occhio a Nagatomo, prova lo spunto, dentro, colpo di testa, Sirigu su Vessino, salva il Toro su Nagatomo, alla morbida col mancino, altro colpo di testa, sempre Vessino, Belotti voleva un pallone più rapido, De Silvestri prova a offrirglielo adesso, dentro, colpo di testa di Belotti, Handanovic con un pugno, quindi Borja, altra apertura verso Perisic, Perisic uno contro uno, tocco dentro, Borja Valero riapre Icardi, Icardi la deviazione, sarà ancora De Silvestri, cerca Iago Falche e lo trova, occhio a Iago Falche, Iago Falche va col mancino ed è un gol pazzesco, va col mancino fino in fondo e trova il sesto gol stagionale, il quinto, arrivo il suggerimento verso Candreva, in mezzo ovviamente Icardi, c'è anche Borja Valero a sostegno, palla verso Icardi, 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 ancora Icardi, Icardi, non conclusione è la alta, Sirigu però vuole un pallone ancora più lungo e meno rischioso, Baselli a vuoto, diventa buona per Borja Valero, attenzione al suggerimento verticale a cercare Candreva, che bravo qui, attenzione Baselli recupera un buon pallone, prova a inventare verso Belotti, deve scalare Skriniar, sta arrivando anche Iago Falche, Belotti, 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 conclusione larga, la Candreva cross a cercare il movimento di Perisic, la mette giù, De Silvestri su di lui, Perisic palla col mancino morbido verso Icardi e poi il piazzato di Eder per lui, rivediamo, guarda, non è marcato bene, Icardi è solo qui in area di rigore, la sponda è perfetta da grandissimo, questo pallone a qua in ritardo su Eder, si gioca per il vantaggio, prova Vessino che colpisce la traversa, non è finita, ancora Perisic che cerca Brozovic, c'è Nkulu da quelle parti,